Andiamo avanti. Passiamo adesso a un'interrogazione del consigliere Ricci rivolta all'assessore Barberini. Centro Speranza in Fratta Todina, trasporto ragazzi diversamente abili. Colgo l'occasione per salutare la delegazione dei genitori e i familiari dei ragazzi che in questo istituto trovano assistenza e attività. Bene, prego consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa e profitto dell'occasione anche per augurarle, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, un proficuo 2019 unitamente al lavoro che svolgeranno i signori consiglieri regionali e la Giunta regionale. È una interrogazione che vorrei definire, assessore con delega alla sanità, propositiva, ben consapevole delle difficoltà tecniche e amministrative, ma anche contando sul buon senso amministrativo teso, mi auguro, a trovare una soluzione possibile. Come citava il Presidente della stessa Assemblea Legislativa, è un tema attinente il Centro Speranza in Fratta Todina che, come noto a molti di noi, svolge servizi che vorrei definire preziosi per il benessere psicofisico e più in generale le attività correlate a bambini e adulti con qualche difficoltà aggiuntiva. E sono emersi dei problemi correlati al trasporto, ai servizi di trasporto, che afferiscono a tematiche correlate con le politiche sociali di alcuni comuni che sono coinvolti nel quadro dei servizi citati. In particolare mi riferisco ai comuni di Marsciano, Todi, Collazzone, Deruta, Massa Martana. Dalla fine del 2018 in particolare sono emerse delle situazioni che hanno destato preoccupazione alle famiglie che si troverebbero sinanche costrette ad anticipare il costo dei servizi e solo in una fase successiva attendere un rimborso che sarebbe però soltanto parziale e correlato ai parametri ISEE, gli indicatori della situazione economica equivalente. Traduciamo anche gli acronimi per coloro che ci stanno anche guardando attraverso i sistemi social multimediali. Questo sta mettendo in difficoltà numerose persone, anche famiglie, perché stiamo ovviamente considerando e citando cifre che sono rilevanti. Rilevanti in generale, ma credo anche rilevanti per famiglie che già debbono affrontare tematiche spesso complesse. Si domanda quindi, assessore con delega, e contando, sono ben consapevole delle difficoltà amministrative, tecniche, finanziarie, però contando sul buon senso amministrativo, lo stato ricognitivo del problema che le ho posto in questa seduta, e in particolare quali sono o quali potrebbero essere le azioni che la Giunta regionale può attivare soprattutto in relazione alle zone sociali dei territori e soprattutto ai progetti che le zone sociali dei territori potrebbero determinare per la soluzione di questo problema correlato al trasporto, ai servizi di trasporto in generale connessi con famiglie che hanno bambini in particolare che con qualche problema in più già sottopongono tali famiglie a complessità che sono ben note. Grazie per quanto sarà la sua risposta in questa fase, ma soprattutto per quanto potrà nelle fasi successive, in un quadro tecnico complesso, adoperarsi per trovare le migliori soluzioni possibili. Grazie consigliere Ricci, prego assessore Barberini. Grazie consigliere per la richiesta, la pacatezza
e anche un po' l'approccio sicuramente propositivo che viene dato al tema, un tema particolarmente delicato che come Regione abbiamo affrontato ormai da diversi anni, quantomeno negli ultimi, a partire dal 2008 con la legge regionale numero 9, che in sostanza individua e istituisce un fondo apposito regionale per la non autosufficienza e per tutti gli interventi del PRINA e per tutti gli interventi in sostanza per i non autosufficienti e per le misure attuative che ne conseguono per garantire servizi a favore di determinati soggetti. Come noto, sappiamo che il fondo per la non autosufficienza di fatto viene alimentato da tre diverse componenti finanziarie: la parte che viene alimentata dal riparto del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, da risorse provenienti dal finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario regionale e da risorse proprie del bilancio regionale che abbiamo anche recentemente approvato e che trova la conferma integrale delle risorse che avevamo garantito anche nell'anno precedente, nella cifra di 4 milioni di euro che vengono appostati specificatamente dalla nostra Regione per la non autosufficienza, in aggiunta appunto a tutte le altre risorse, parte del Fondo Sanitario Nazionale e tutta la quota parte del Fondo Nazionale Non Autosufficienza. Nelle normative che ho tracciato è esattamente specificato, e qui sta un po' delle difficoltà che emergono, che per facilitare la vita indipendente del soggetto non autosufficiente è comunque previsto, e lo dicono norme regionali e anche norme nazionali, che i servizi di trasporto speciale di accompagnamento sono, dal punto di vista della competenza finanziaria, al 100% di competenza sociale e quindi di competenza dei comuni e quindi dei comuni che intervengono attraverso la zona sociale. La nostra intenzione, come abbiamo fatto in questi ultimi anni, è di trasferire tutte le risorse in ambito sociale e nell'ambito della non autosufficienza ai comuni, perché i comuni sono i principali destinatari dei nostri interventi, perché hanno la esatta consapevolezza e conoscenza delle difficoltà e delle che vive ogni singolo territorio ed ogni singolo cittadino che vive nel territorio. C'è anche il tema che la delibera prevede, il nomenclatore dove vi è questa possibilità di prevedere una compartecipazione della spesa attraverso appunto l'individuazione di fasce di aventi diritto attraverso il meccanismo delle ISEE. Questo tema nella zona sociale di Marciano è particolarmente marcato, per la verità è delle 12 zone sociali la zona sociale che rappresenta con la maggiore difficoltà e criticità per questo tipo di trasporti, evidentemente perché le risorse che vengono assegnate attraverso la Regione, proveniente dalle tre diverse fondi che utilizziamo come Regione, sono evidentemente insufficienti per poter garantire in maniera puntuale questo servizio. Le soluzioni che possiamo trovare sono queste: cercando di non alterare, creare o meglio squilibri a svantaggio delle altre zone sociali. La prima potrebbe essere un intervento che potremmo valutare nel corso dell'anno, sempre se verificabile e attuabile, di un ulteriore incremento delle dotazioni non a sufficienza, che può essere anche questo assegnato alla luce o meglio non appena avremo esatta conoscenza delle somme che ci verranno attribuite dal riparto del fondo della non autosufficienza nazionale. È un primo intervento e quindi aumentando, lievitando il fondo della non autosufficienza nazionale, che viene tutto distribuito dalla Regione alle zone sociali, avremmo anche per la zona sociale di Marciano un incremento di risorse che potrebbe essere destinato a questo servizio. Altro elemento che mettiamo in campo è proprio di questi giorni, anche successivamente all'approvazione dei livelli essenziali di assistenza che sono intervenuti nell'anno 2017 e che hanno
profondamente innovato l'assistenza sociosanitaria residenziale e semi-residenziale, abbiamo con deliberazione del 20 dicembre 2018 proposto alla Giunta regionale la rivisitazione del regolamento che disciplina standard e diciamo attività assistenziale a favore nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, residenziali, semiresidenziali per post acuti e per persone non autosufficienti, per disabili adulti e minori, per malati terminali, stabilendo requisiti aggiuntivi che dette strutture debbono soddisfare ai fini delle autorizzative e la classificazione di queste strutture. Il regolamento, che è in partecipazione e che alla fine del mese di gennaio sarà partecipato con tutti i stakeholder, con tutti i soggetti, anche coloro che gestiscono queste strutture, prevederà e funzionale non solo ad una rideterminazione delle attività, ma non appena dell'attività e dell'assistenza che deve essere fornita e delle strutture e della qualità che deve essere garantita in queste strutture, ma è funzionale anche un altro passaggio molto importante, e cioè la rivisitazione di tutte le tariffe che vengono applicate in queste strutture. E parliamo di tariffe che vanno dalle residenze protette fino ai centri diurni, ai centri residenziali e semiresidenziali per disabili. Questo sarebbe un altro meccanismo, aumentando, lievitando la retta giornaliera che potrebbe venire incontro alla esigenza che è stata rappresentata e manifestata dall'interrogante. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Ricci. Grazie Signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Prendo atto con piacere dell'impegno dell'Assessore con delega, soprattutto nella parte inerente l'implementazione delle risorse nella zona sociale del Comune e afferente al Comune di Marciano e nel quadro del sistema dei servizi sociosanitari e nel quadro legislativo che l'Assessore ha delineato. Ovviamente seguirò e cercheremo di seguire e supportare l'azione dell'Assessorato affinché si possa trovare una soluzione, perché e ringrazio anche coloro che mi hanno fornito un'adeguata documentazione. Volevo rappresentare all'Assemblea Legislativa che si tratterebbe di oneri per le famiglie molto incisivi. Ho delle tabelle che parametrizzano annualmente in risorse ben superiori ai 500 euro all'anno, ma sto parlando di elementi minimi in implementazione. E soprattutto credo che questa soluzione debba andare, come delineava l'assessore con delega, verso un quadro di obiettivo, quello di determinare uno sgravo complessivo per le famiglie di questo servizio. Cioè io credo che le famiglie che già supportano, sostengono e collaborano in maniera molto incisiva debbano vedersi sgravate completamente di questo onere. So bene delle difficoltà tecniche, anche dalle mie ampie e numerose esperienze amministrative precedenti, ma so anche altrettanto bene che tale soluzione credo rappresenterebbe anche un elemento, a mio avviso, molto qualificante, direi eticamente qualificante, di un quadro solutivo nel sistema sociale e sanitario che la Giunta regionale svilupperebbe, credo anche con un risultato qualificante non solo dal punto di vista oggettivo dei servizi, ma anche dal punto di vista dell'etica amministrativa, che credo abbia soprattutto in questo momento un ampio significato. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ricci. Passiamo all'oggetto successivo. Non si può applaudire, mi scuso, ma il nostro regolamento non consente gli applausi in aula. Andiamo avanti e adesso passiamo all'oggetto 173, un'interrogazione del consigliere Smacchi rivolta all'assessore Chianella, sicurezza Piandassino. Prego consigliere. Sì, grazie presidente, buongiorno a tutti. Allora, oltre 100 incidenti, assessore, negli ultimi 10 anni, 9 morti, 83 feriti.
in una variante, in una strada, quella che va dalla località di Branca a quella di Mocaiana, che di fatto era nata per cercare di eliminare il traffico pesante dai centri urbani e quindi dalle frazioni più popolose del comune di Gubbio. In particolare si voleva togliere da quelle frazioni il traffico pesante, quindi camion che trasportavano cemento dalle due cementerie, eliminando gli attraversamenti a raso ed eliminando tutti quegli incidenti, anche mortali, che allora si verificarono, pensiamo insomma oltre 20 anni fa, e proprio per questo quindi si cercò di pensare, di progettare questa variante. Una variante che di fatto prevede una carreggiata di oltre 10 metri, con corsie di 3,75 metri ognuna, che di fatto però non hanno nella parte centrale delle barriere di protezione e che quindi comportano di fatto una velocità eccessiva da parte di chi la percorre, disattenzioni, uso del cellulare spesso in maniera impropria, e così di fatto negli ultimi anni si sono avuti tutti questi incidenti e quel bollettino che prima in qualche modo gli sottoponevo. In più si è aggiunto un manto stradale che a volte presenta degli avvallamenti importanti che tendono a far sbandare le autovetture, e anche l'attraversamento della cosiddetta fauna selvatica. Nella zona di Torre Branca c'è anche una riserva di caprioli e di cinghiali che negli ultimi anni ha fatto sì che numerosi incidenti o situazioni gravi si sono verificate proprio per questo attraversamento. Allora, che cosa è successo? Che si è cercato subito di porre rimedio a questa situazione per intanto metterla in sicurezza. Porre rimedio è significato a maggio del 2018 un'audizione con l'ingegnere Celia, capo dipartimento di Umbria, Toscana e Marche, il quale di fatto, consapevole insieme ai sindaci del territorio e della regione di questa situazione, ha detto: guardate, nei prossimi mesi cercheremo di installare dei sistemi di tutoraggio e di rilevamento dei flussi veicolari, e se poi in conseguenza anche di questi sistemi si dovesse rilevare che con l'apertura della Perugia-Ancona quei flussi sono talmente intensi che quella strada non li può più sopportare, sarebbe opportuno cominciare a pensare dunque anche un progetto per il raddoppio della variante stessa. Ora, noi sicuramente saremmo ben lieti di una situazione del genere, però abbiamo i piedi per terra e quindi di fatto nel breve e nel medio periodo, assessore, riteniamo che sia innanzitutto indispensabile creare tutte quelle condizioni per eliminare questi incidenti. Ad esempio, secondo noi, il limite di 70 km orari è un limite troppo basso, che fa sì, per una strada a scorrimento veloce come quella, che si creino delle code e in conseguenza di queste code dei sorpassi azzardati. Avendo detto che questa strada è 10 metri, lei capisce bene che in molti tratti dove ci sono dei rettilini ci sono dei sorpassi come se quella strada fosse a tre corsie. Quindi di fatto con il pericolo costante anche per chi cerca in qualche modo di rimanere nell'ambito dei limiti di velocità. Altra situazione, quella strada è priva di piazzole di emergenza. Quindi anche da questo punto di vista, come primo step immediato, sarebbe opportuno cercare di innalzare il limite di velocità, creare delle piazzole di emergenza, migliorare il manto stradale e migliorare anche l'illuminazione, perché è una strada in molti tratti completamente buia. Allora, questa interrogazione, oltre ad una mia lettera che ho fatto al Presidente della Seconda Commissione per poter audire nuovamente l'ingegner Celia, è una sensibilizzazione, una richiesta a lei, Assessore, al fine di fare di tutto per essere protagonisti nella messa in sicurezza e per eliminare tutti questi incidenti. Perché, come dice la popolazione, se così non si farà, saremo in qualche modo complici anche di quello che sta succedendo. Grazie. Bene, prego Assessore Chianella. Grazie Presidente e grazie Consigliere Smacchi. Questa interpellanza mi dà modo anche
di fare alcuni riferimenti rispetto a delle iniziative, a dei percorsi, delle azioni che stiamo mettendo in atto rispetto alla sicurezza stradale più generale. Intanto dobbiamo dire che l'incidentalità e l'incidentalità mortale è una piaga che va combattuta con ogni mezzo. Questo è un impegno non solo della Regione dell'Umbria, un impegno in generale di chi in qualche maniera ha delle competenze rispetto a queste infrastrutture. E rispetto a questo la Regione dell'Umbria ha emanato la legge 8 nel 2014, nella quale legge sono previste una serie di percorsi, di iniziative, tra le quali la istituzione di un tavolo, di una consulta sulla sicurezza stradale, che l'assessorato che io presiedo ha messo in piedi e che sta lavorando rispetto a tutta una serie di questioni. La sicurezza stradale ed elevare i suoi standard sono una scienza e diciamo ci sono anche figure esperte rispetto, diciamo così, a valutare interventi che possono elevare questi standard. Tra l'altro c'è un impegno dell'Europa rispetto all'abbattimento dell'incidentalità e soprattutto dell'incidentalità mortale e quella che purtroppo procura anche, diciamo così, delle conseguenze di, insomma, alla persona. E quindi su questo stiamo lavorando. Rispetto alla questione specifica, è già stata oggetto questa questione in quest'Aula, se non vado errato, di discussione, di interpellanza, credo. E ANAS effettivamente è impegnata su questa questione di installare dei tutor su questa strada. È stato fatto quanto era necessario, questi tutor però devono essere omologati dal Ministero, questo è il dato, e questa omologazione che ancora non c'è viene richiesta da noi, viene sollecitata da ANAS, viene sollecitata anche dalla Prefettura di Perugia, il Prefetto di Perugia ha incontrato il Sindaco di Gubbio insieme ad ANAS e su questo siamo insieme impegnati perché ci sia al Ministero questa omologazione in maniera tale che ANAS Umbria, ANAS del compartimento Toscana Umbria Marche possa installare questi tutor in questa strada. Non solo, c'è stato un impegno sin da subito che la Polizia Stradale e la Polizia Municipale presidiassero in maniera, diciamo così, più incidente questo tratto di strada e soprattutto negli orari dove i flussi sono maggiori e soprattutto in quegli orari dove si sono purtroppo manifestati questi, diciamo, questi incidenti. Questo è al momento il nostro impegno, ma altre iniziative non le escludiamo rispetto a quanto diceva lei, a una riqualificazione di carattere generale sugli spazi di sosta o quant'altro. Quindi l'interlocuzione con ANAS è costante su questa questione, sulla questione della sicurezza in primis, ma anche su tutta una serie di questioni legate per esempio alla segnaletica o ad altri deterrenti che possano in qualche maniera ridurre questa incidentalità in questo tratto di strada che oggi sembra essere in Umbria quello più, diciamo così, critico. Grazie Assessore, prego Consigliere Smacchi. Sì, io ringrazio anch'io l'Assessore Chianella. L'unica cosa che credo non sia in questo momento però soddisfacente, Assessore, è la questione tempi, perché giustamente, come diceva lei, già ne avevamo parlato in questa sede, ne avevamo parlato per un altro incidente mortale, c'è stato un altro incidente mortale, non possiamo parlarne ogni volta per prendere atto che non si è fatto quello che si doveva fare. E gli stessi ritardi da parte di ANAS nell'installazione dei tutor non ci esimono però da un percorso parallelo che, come diceva lei, deve essere accelerato. Questa strada non può continuare ad essere un problema per quel territorio. Non è possibile che abbiamo spostato le mortalità dal vecchio tragitto al nuovo tragitto, perché il primo obiettivo era quello, migliorare la sicurezza tutelando chi percorreva quella strada. Ora, da questo punto di vista, credo che dobbiamo assolutamente accelerare, perché altrimenti le comunità, da questo punto di vista, si autogestiscono e quindi potrebbero porre in essere anche iniziative plateali nel ritardo di chi, come noi, avrebbe dovuto gestire ormai da tempo una situazione complicata e delicata. Allora le chiedo di fare ogni sforzo affinché, aspettando questa famosa installazione dei tutor e
cercando di implementare, come ha detto anche il sindaco di Gubbio, attraverso un controllo più continuo da parte delle forze dell'ordine, la velocità e quindi anche i flussi veicolari, le chiedo però di iniziare da subito con ANAS un'interlocuzione per un progetto che prevede questa sistemazione, piazzole, illuminazione, manto stradale, in modo tale che si danno dei segnali importanti e rapidi ad un territorio e ad una collettività che da troppo tempo li sta aspettando. Grazie.